Vabbè, il bello di queste cose è anche di improvvisazione. Ma non pisello, vedi? Qua arrivano i nostri amici del Cap 41, i cavarettisti. È arrivata... già, ognuno si allarga, non lo so. Stai asciugando il palo, Francesco? È arrivata anche l'updance. Guarda che io sono uno campione mondiale a Seul per allargarmi, Cioè... Ma che brava, rispondi. Ma guarda che brava, ma di chi è questa voce? Ma ciao ragazze! Ah, c'è Platinette! Ma bella, ma vai, su. No, Platinette ho saputo che passerà di qua da Torino. Io sono la Barbie Bubu, la grande Barbie, perché se fossi molto più grande sarei una barbona, se fossi piccola sarei una barboncina. Io sono la Barbie, ecco, esatto, la favolosa. Ciao! Ho i brividi. Sì, la carne d'oca. Vorrei vedervi entrambi... realizzare uno spogliarello sarebbe molto interessante. Simona, che cavolo mangi? Cioè, ma che cavolo di desideri hai? Cioè, le donne immaginano di ma vedere che gusti. Non so, cioè, invece lei c'è cioè, il gusto dell'orrido proprio. Sì, non lo so. Ah. Cioè, guardati un film di Dario Argento, se ti piace, ti ecciti. Va bene. No, vabbè, ma io me ne. Vabbè, cioè, allora potrei avere un Adriano Celentano, non lo so. Ok, ma come se io volessi cioè, vedere Marma Jonchi nuda. Cioè. Ce l'abbiamo Adriano Celentano, davvero? Che cosa succede qua? È un casino, non si capisce più niente. Tra Francesco Damiano e Barbie Bubu, no, chi è che mangia di più? Non ho capito. Chi fa lo spogliarello? Chi è che fa. Cosa fate? Entriamo in televoto quest'oggi e chiama il numero sovraimpressione. Chiama il numero 333-333-333-333-333. Ripeto, per quelli che non hanno ancora sentito, se state guidando, mi raccomando, segnatevi questo numero 333-333-333-333-333-333-333. Stop al televoto. Che culo, no, non si poteva dire culo, vero? Che siamo goduria! Radio, che goduria! Ma voi cosa ci fate da queste parti? In realtà non dovreste essere qui in piazza Raineri, ma in piazza Sant'Agostino. Tutti in piazza Sant'Agostino, vai! No, vabbè, i signori che sono qui, lasciateli qui per favore! Noi abbiamo faticato tanto perché loro si asciugassero le sedie e quindi noi ce li teniamo qui, hai capito? Adesso ritorniamo e vi bagniamo le sedie. Così per scherzo. Bella. Va bene, ma intanto Barbie Bubu ce l'avremo con noi prossimamente domenica, quindi chiuderemo domenica 9, giusto? Domenica 9 con la grande serata di solo donne e non tutte saranno biologiche. Quindi, oh, se volete vedere delle vere donne, Grand Pink Show. Pink vuol dire rosa, ah, e certo. Non vuol dire altro, è inutile che mi guardi, no. Così male. Pink Show, le grandi donne del Cab 41, ma le grandi anche forse anche quelle grosse, le grosse grandi venite domenica. Le grosse donne. Tutte le grosse donne. Ecco. Le grosse donne, va bene. Allora, noi lanciamo un po' di musica perché qui, insomma, abbiamo. Io di invece tutto lancerei di più. Un'altra cosa. Se Barbie Bubu può anche toccare un po' Simona sulla schiena, come faceva con me. No, noi siamo donne, quindi no. Siamo però donne. Francesco Damiano, se donne. Vuole, può farmi un attimo. Oltre le gambe c'è di più. Se non parte il brano qua andiamo su un, il pallino rosso, cioè, vedo già il pallino rosso il brano dopo è perfetto. Dei giornalisti, felicità puttana. All'interno della 69esima Fiera Nazionale Peperone, sicuramente 69 è un numero che colpisce, non so perché, e allora andiamo a sentire che cos'è per te il numero 69. Cosa? Beh, perché se tu ascoltassi, siamo alla Fiera Nazionale del Peperone, 69esima edizione. Certo. E dico 69 è un numero, è un numero che... fortunatissimo, esatto, bellissimo. Che ognuno mia. Può, insomma, vederci nella quello fantasia, che vuole. Insomma, di ognuno di noi ci può vedere qualsiasi cosa. Che cosa canteresti col numero 69? Vediamo.
You can leave your head on. Per esempio questa qua, mi sembra giusta, no? Ma chi sei tu? Ma chi sei tu? Ma solo il 50% di Brad Pitt, l'altro è a casa. L'altro a casa che si sta spogliando. Eh sì, lui, no, vabbè, ma non con me però, con no, un'altra. Va bene, va bene. Intanto li vediamo qui in giro con chitarre, con trolle, insomma, perché lo ricordiamo, doveva esserci lo spettacolo in Piazza Sant'Agostino, ma ahimè, causa pioggia, insomma, lo spettacolo è stato annullato. Chiediamo ai signori il numero 69, sì, che cosa. Sì. Vuoi sentire? Sì, sono curioso. Da chi? Da chi? Da chi? Dal signore lì che fa finta di niente. Guarda, dal signore quello lì col Kiwi, vero? Sì, 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 vado, 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 vado. Allora, lei che fa finta di niente, mentre qui si asciuga, si asciuga. 269. E porta benissimo. Hai visto? Dove è finito? Cioè, io parlo, lui se ne va. Comunque, volevo far sapere che ai signori il 69, nel senso, porta bene, perché si sono sposati nel 1969 e il prossimo anno faranno 50 anni di matrimonio. Quindi io direi che 69 in questo caso ha portato molto, molto bene. Ma vediamo un po'. Ah, questo signore qua, sì, mi avvicino a lui perché sono curiosa. Non so perché, immagino già la risposta, comunque. Sì, per lei il numero 96, facciamo il contrario. 69. Ah, bravo, astuto. Che cosa rappresenta per lei questo numero? I chili quando avevo 12 anni. E tanti bei ricordi. Il mio peso. Il mio peso e tanti bei ricordi, mi dicono. Sì, sì.